prossimo tuo, il titolo della mostra visitabile al Museo Nazionale del Risorgimento, fatta da me, Paolo Siccardi, con il collega amico Roberto Travanna. Il titolo è un po' ambiguo forse, arma o ama il prossimo tuo, è un gioco di parole senz'altro, e noi abbiamo cercato di collegare in tutti quelli che sono stati i conflitti che abbiamo seguiti, in modo particolare dal 1991 con la guerra, l'inizio della guerra dell'ex Jugoslavia e con la prima guerra del Golfo, fino all'ultima guerra che si sta ancora combattendo in Europa, in Ucraina, nella regione del Donbass. Abbiamo messo insieme questi conflitti e abbiamo notato che quello che li legava in fondo era un filo sottile, un filo rosso, che era proprio la fede. Questa fede che probabilmente la gente, non solo i combattenti, la gente civile, la popolazione, nelle situazioni più disperate, per cui nei conflitti, cerca per potersi aggrappare. Si toccano paesi africani, dal Centrafrica al Sud Sudan, ci racconti 10 anni tutta quella che è stata la guerra nell'ex Jugoslavia, per cui dalla Slovenia, la Croazia, la Bosnia, per finire col Kosovo. Abbiamo trattato la Siria molto più sulle cronache attuali, il Nagorno-Karabakh per esempio, una guerra dimenticata, iniziata nel 1992, per finire su quello che è anche la città forse culla delle tre religioni monoteiste, che è proprio Gerusalemme. Questa fotografia qua, fatta 2 anni fa nella striscia di Gaza, per esempio, dopo il bombardamento israeliano di piombo fuso, per esempio, si può notare qua nella cucina dell'abitazione distrutta dai bombardamenti, che c'è un mosaico che riprende per esempio Gerusalemme, che è comunque la città santa sia per i cristiani che per gli ebrei. Ogni fotografia certamente è una storia a sé, è ovvio. Sicuramente la fotografia per eccellenza, e che raggruppa un po' forse quella che è proprio la fede in un Dio, che poi può essere di qualsiasi religione ovviamente, è quella del soldato ucraino Sergei di Roberto Travan. Purtroppo questo soldato è morto il mese dopo che la foto è stata scattata. Per esempio, a dirla tutta, per esempio la fotografia del violoncellista Vedran Smailovic. Lui era un personaggio un po' a sé, nel senso che dopo la prima strage del pane, della gente che era in fila al pane di Sarajevo, una granata lanciata dalle colline dai serbi ovviamente esplode, e lui a quel punto decise di suonare in giro per Sarajevo, per gli stessi giorni del numero dei morti, questa musica che è l'Albinoni in G minore, che è una musica particolare, nel senso che poi gli spartiti erano stati ritrovati sotto i bombardamenti di Dresda della Seconda Guerra Mondiale, per esempio. Non è una foto di guerra, ma è una foto che racconta la guerra.